Ciao a tutti, sono Roberto dell'Action to Sport. Allora, siamo qui per presentarvi a Maccarese, Roma, per presentarvi la nuova gamma 2012 Nash Kite. Iniziamo dal kite per eccellenza, il Torch, un kite freestyle, un kite ormai diciamo sulla cresta dell'onda da anni, viene sempre migliorato anno per anno, è una quinta linea. Quest'anno i cambiamenti sul kite sono stati il risviluppo delle leading edge, quindi in base alla zona del kite la leading edge è stata risviluppata, poi praticamente è stato avvicinato il S2 verso il tip, questo per far sì che in rotazione il kite sia più stabile, abbia una rotazione più decisa, più veloce. Poi sostanzialmente, cavolo, è il C-Kite per eccellenza, ragazzi. Allora, questo è il Park 2012. Park 2012, allora, è già partito da una base del 2011 veramente bello. È stato migliorato, allora, è stato dato più low end, cioè sui bassi tira veramente di più, è una vela veramente stabile, è stato molto più veloce rispetto all'anno precedente. Una caratteristica che è stata aggiunta quest'anno è questa finestra sul tip, una finestra trasparente, potete vederlo, praticamente è una finestra che dà molta stabilità, è un antistallo, dà molta stabilità alla vela e in fase di ripartenza aiuta la vela nella ripartenza. È stato reso più veloce grazie allo spostamento degli agganci delle back un po' più frontali, in maniera tale che il kite sia più veloce nel giro e sia veramente stabile. Quindi questi ragazzi stanno facendo un lavoro importantissimo per accogliere il Bolt 2012, uscirà a breve in anteprima vi spiego, vi posso indicare varie caratteristiche. Allora, avrà anche questo Bolt appunto 2012, avrà anche questo sul tip, la finestra antistallo, insomma è anche per la ripartenza. Sarà allora il Sigma Shape sarà leggermente più arrotondato e a livello di caratteristiche tecniche che è più veloce, più low end sulle misure grandi, insomma un gran bel kite, un wave assolutamente fantastico. Ecco la gamma 2012 per quanto riguarda i kiteboard Nash. Partiamo diciamo dalla punta di diamante, la Money Shot, una tavola freestyle completamente in 3D come potete vedere sia davanti che dietro, doppia concavità, dunque praticamente negli atterraggi quelli veramente strong ti alleggerisce parecchio e dunque non va a sovraccaricare le ginocchia. Nuovi pad strap, gli alley binding sono derivati dai binding appunto, un pad molto morbido, molto ergonomico con la strap che tiene veramente il piede incollato alla tavola. Momentum 2012, una tavola direi per tutto, dal wave, dal freeride, al freestyle, un bel pop, una bella misura, esempio quella 134x42, una tavola che grazie ai canali sui tip entra veramente implanata subito, scarica parecchio l'acqua, dunque anche la bolina è maggiore rispetto all'anno scorso, insomma una tavola dedicata a tutti i rider. AIDS 2012, allora è una tavola arrotondata come potete vedere, una tavola adatta diciamo ai beginner, ai neofiti, ma anche al rider a cui piace il freeride esagerato, una tavola morbida che non sollecita le gambe, che ti permette di stare in acqua assolutamente tutto il pomeriggio. Nella gamma Nash Kiteboard 2012 l'Arcade, una tavola prettamente dedicata allo stile wake con possibilità di montare i binding, questo perché è strutturata sotto e poi praticamente rinforzata in maniera tale che uno possa sforzarsi veramente tanto e grazie a questi canali più accentuati rispetto alle altre tavole può essere usata nel park anche levando le pinne. Assolutamente una tavola eccezionale.
più entri nella gamma Nash Kiteboard 2012, la Rascal. La Rascal è la versione più piccola della Momentum, dunque è una tavola dedicata alle rider e ai ragazzini con, o ai rider comunque con peso leggero, assolutamente prestazionale. Passiamo alla parte, direi, prettamente funny, di divertimento, lo skate. Lo skate Nash è una tavola, direi, insomma, da provare, sì, completamente strapless o da usare con le scarpe, ragazzi, con questa fatty trick come se fosse sullo skate. Fish 2012, misura 5-6, larghezza 22, quad, una tavola, direi, da vento leggero, una tavola da onda con schiuma, insomma, ha molto volume e di conseguenza è una tavola che ti tiene fuori dall'acqua, è assolutamente divertente per le nostre onde e in Italia poi è fenomenale, ragazzi, da provare. Global 2012, la caratteristica di questa tavola è la possibilità di essere praticamente montata o quad o thruster, di conseguenza è come avere due tavole in uno. La Global direi che è la tavola per le onde italiane, insomma, per una tavola molto veloce, una tavola molto prestazionale, direi che è la wave italiana. Andate a cercare, chiedetelo anche a loro come stare in forma. Vi presento la Venturi 2012, direi una race machine assolutamente. Qua la vediamo nella misura 190. È una tavola, allora, con i bordi, come potete vedere, in carbonio. È una tavola da vento leggero assolutamente, diciamo che con 7-8 nodi, con questa tavola plani e hai un grado di bolina eccezionale. Gamma Trapezzi Nash 2012, come potete vedere la gamma è abbastanza completa. Sono due tipologie di kite Nash, uno col bar pad, che è, diciamo, il classico kite, il classico trapezio kite. Questa è la versione, è il modello Kevin Langer, dunque è brandizzato da Kevin. Per il freestyle è eccezionale, leggero. Mission, sempre trapezio col bar pad, un trapezio studiato per le persone un po' più snelle, diciamo, i rider un po' più snelli, dunque con uno schienale un po' più ridotto. Ok, un attimo, di attenzione, ci siamo cartel top di gamma, sempre col bar pad, tutti strutturati dietro con i nostri trapezi. Questa la caratteristica di questo trapezio e poi di quello da donna è praticamente ai bordi dello schienale c'è una pellicetta che impedisce praticamente al trapezio di fare poi, di farti poi male, insomma, al corpo. Di conseguenza questa è la versione donna, assolutamente cool, ragazzi. Trapezio non più col sistema bar pad ma col sistema del gancio a scomparsa brevettato Nash. Direi che questo trapezio è un trapezio assolutamente da wave freeride, veramente comodo, ragazzi. Con questo vi saluto e assolutamente vi do appuntamento qua all'evento, veniteci a trovare.